Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito». Non si era mai visto nei Vangeli un personaggio solitario che dialoghi con Gesù di notte. Chissà perché Nicodemo ha scelto proprio la notte per incontrare Gesù. Forse perché era più facile avvicinarlo in intimità, visto che di giorno era sempre attorniato da folle. O forse perché, essendo lui un capo dei farisei, era bene che non si facesse vedere mentre incontrava uno come Gesù, reputato dall'alta classe politico-religiosa un eretico manifesto. O forse perché questa notte non è tanto uno spazio cronologico quanto uno spazio metaforico? Mi spiego meglio. Potrebbe essere che questa notte non sia il semplice intervallo di tempo fra il tramonto del sole e la sua alba, bensì una condizione di vita che si contrappone alla luce. Forse la notte di cui parla il Vangelo non è una notte in sé, ma è la notte di Nicodemo, un po' come quella di Dante, che nel mezzo del cammin di sua vita si ritrovò per una selva oscura. Sì, probabilmente è questa oscurità spirituale che sta affrontando Nicodemo. Una notte spirituale, o per dirla alla San Giovanni della Croce, una notte oscura. Ma paradossalmente una notte non di quelle che quando esci buschi le botte o dove si ritirano i galantuomini ed escono i birbanti, ma, per dirla con un terzo proverbio, una notte che porta consiglio. Una notte di luce, perché in questa notte Nicodemo incontra la luce, Gesù. Non tutte le notti sono fatte per aspettare passivamente un'alba nuova, ma alcune ci costringono a cercare la luce esattamente dentro la notte, così come Nicodemo.